possiamo raccontarla con il nostro inviato. Lei, mi scusi, lei di nome di battesimo? Gnari Pesce? Lei, signor Gnari? Gnari. Non so che Gnari fosse anche un nome proprio. Tu sai, Gnari. Sagnari Apostolo. Sagnari Apostolo. Allora, prego, Bergamo, dica. Vado. Allora, Atalanta. Atalanta o Bergamo? No, si chiama Atalanta la città. Atalanta è proprio la città, eh. Ah, non c'è te con Bergamo? No, Bergamo è poi arrivato dopo, ma è Atalanta. Mi scusi, prego. Piccolo borgo risalente all'epoca orzotaica. Per chi fosse ignorante, non lei direttore, eh? No, non lei è direttore, lei sa tanto. Orzotaica, parliamo intorno al 1910. Ah, c'è. Sul mappamondo la trovate a languitudine 90 gradi e alle parallele Yurikeke. Cioè, alle parallele? Yurikeke. Gioiello delle olie, detta Atalanta. Olie. Ma le olie sono tutte dall'altra parte, le olie. Detta Atalanta dal vulcano che la sovrasta, il famoso vulcano, il Niari, e Toto. Vi avviso, poi non dite che non ve l'avevo detto, vi sto avvisando. Ci si arriva solo in bicicletta, questo non lo dico perché magari la gente pensa di adesso va a farmi un bel giro in macchina, no, in bici. Seppur piccolo borgo, qui sono nati uomini che hanno fatto la storia d'Italia, del mondo. Per esempio? Della Basilicata. Esageri, sì. Leonardo d'Atalanta. Pinturicchio d'Atalanta. Sì. Camillo Benso di Atalanta. Conte di Atalanta. Atalanta. E ne sto citando solo alcuni nomi. La lista ne conta bensì 373.521. Tutti ma grandi. Non abbiamo tempo. Certo. Finisco con l'inno. Leonardo d'Atalanta ha affrescato qualche cappella da qualche parte. Direttore, noi abbiamo sempre in mano, siamo sempre attrezzati. Sì. Mattoni, affreschi, noi siamo sempre tutte pronti. Le chiese di Atalanta sono affrescate. Ma sta scherzando, noi appena abbattiamo il piede, subito un muretto in 5 minuti lo mettiamo su. E finisco con l'inno che anima i cuori di tutti gli atalantatesi. Di cui lei fa parte. Oh, Atalanta, di tutte le squadre tu sarai regina. Oh, Atalanta. Io la ringrazio perché è stata una bellissima presentazione. È e soprattutto ho visto sorridere un po' i milanisti qui che sono presaghi. Non mi vedo molto. Sì, vedere la formazione non dà tanta... Vedere molto lì. Allora, ridatemi la forza del mio. Questo forza, ragazzi, via, dai! Masaniello manovra sulla sinistra, l'appoggia in mezzo per Caldaia, si guarda intorno, lungo. La palla subito. Poi la Padula, lotta al limite dell'area, la rimette dentro, di tacco per Tolacci, per la Padula. Dai! Tiro deviato! No! Crederci, gol di Teo. Ha sempre ragione il direttore. Oh! Era in leggero fuorigioco, anche non tanto leggero. Poi la palla sul tiro europeo è deviata da Masiello. Onestamente, direttore, ci fai vedere la faccia dei quattro. La faccia dei quattro. La faccia concentrata dei quattro. Sì, la faccia già presaga. Era presaga. Un modo, via. Allora, Deulofeu la gioca troppo indietro, la regalano 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finisce qua! E quest'anno si ritorna in Europa alla faccia di Furini e Sandré! Ritorniamo in Europa alla faccia di Furini e Sandré! Andiamoci molto piano con questo entusiasmo, Ruio, perché tu più volte hai sentenziato cose di cui poi ti sei dovuto pentire. Trovo questa soddisfazione. Io il lunedì mattina dopo poco sono andato dal mio capo con le treccine di bulli. Pesce, cosa sta facendo, Pesce? Voi parlate, io non riesco a star fermo. Ma voi a Bergamo quando avete la televisione tirate sul muro. Faccio un muretto. Faccio un muretto qui. Le faccio un bel muretto.